Buongiorno, buona giornata e buon inizio di settimana in questo lunedì 26 ottobre, quasi alle ore 10 e 20 minuti primi. Bene, è frattempo che la schiena si ristabilisce completamente, visto che ieri è stato il giorno top, oggi altre due belle passatine di pomata, sperando che il crack passi. Bene, siamo qui per parlare, dare i risultati e commentare un po' quello che è stato la notte scorsa, l'evento speciale pay-per-view della WWE Hell in a Cell 2020. Pre-show non l'ho visto, ma questa volta mi sa che non lo vedrò proprio perché nel pre-show c'è stato per l'ennesima, tripla ennesima, cinquantesima, un milionesima volta il titolo 24/7 in palio, R-Truth che ha battuto Drew Gulak che quindi ha difeso con successo per in 5 minuti e 25 il titolo. Ma veniamo allo show principale che è meglio a Roman Reigns contro Jey Uso, che è stato uno dei tre Hell in a Cell match, è stata un'aspra e dura battaglia, cioè, ha visto come vincitore Roman Reigns, che devo dirvi la verità, nel vedere la sfida, soprattutto nei momenti finali, sembrava quasi che Roman Reigns, cioè, si stesse rendendo conto di una cosa maligna che sta facendo, ma appunto è stato tutto un copione da seguire. Sta di fatto che il titolo rimane nelle sue mani. Il match è durato quasi mezz'ora, 29 minuti e 20 secondi. Poi c'è stato Elias che ha combattuto contro Jeff Hardy, ma tutto è finito in squalifica con la vittoria di Elias perché Jeff Hardy proprio ha rotto una chitarra dietro la spalla di Elias, quindi la faida è solo all'inizio, contesa durata 7 minuti e 50. Poi altra sorpresa del pay-per-view, Tiger turno, ovvero passa dalla parte dei cattivi, tradisce Otis e favorisce la vittoria di The Miz, che conquista il Money in the Bank contract in 7 minuti e 25, quindi adesso bisogna capire, ora è nelle mani di The Miz il contratto Money in the Bank, ma lo conquisterà, staremo a vedere. Poi, secondo Hell in a Cell match, Sasha Banks finalmente riesce a battere Bayley, a togliere, dico finalmente, finalmente, questa Bayley non la sopportavo più da campionessa. Sasha Banks conquista il titolo femminile di SmackDown in 26 minuti e 35 secondi. Anche loro due, come Roman Reigns e Jey Uso, se le sono date di santissima ragione. Poi Bobby Lashley ha sconfitto per sottomissione in un match da primo, secondo e terzo contorno Slapjack della Retribution in 3 minuti e 50 e quindi rimane il campione degli Stati Uniti. Ma ci tengo a precisare che secondo me sono sempre più convinto che a Survivor Series vedremo la Retribution con quindi il capo Mustafa Ali contro l'Art Business. Ditemi voi la vostra se vi va, se volete. E poi il caro Drew McIntyre, dopo ben 6 mesi di regno titolato, cede la corona di campione WWE a Randy Orton che conquista il suo 14 title, 14° titolo mondiale in WWE, battendo lo psicopatico scozzese in 30 minuti e 35 secondi. Comunque, secondo me, per quanto riguarda lo show principale, è stato tutto bello. Ovviamente, come al solito, da protagonista abbiamo avuto soprattutto le Hell in a Cell match.
Vabbè, meno importanti, Elias Jeffardi, Bobby Lashley, Slabiak, The Miz Otis, bella sorpresa col turno di Tiger su Otis, insomma. Dando più che un voto, una valutazione, la sufficienza del pay-per-view se la merita in pieno, e ora saremo a vedere già tra la notte, tra oggi e domani a Raw cosa succederà, e anche perché The Miz ora è una superstar di Raw, quindi chissà se The Miz vorrà subito andare all'azione e provare a mettere Randy Orton in difficoltà. Bene, ringrazio voi tutti, vi lancio una chicca nel finale dicendo che se il mio caro amico Nicola, l'altro Nicola che sapete quando facciamo il Deluxe Zecchillo Show, mi dà l'ok, potremo iniziare sempre in maniera semplice, roba di poco tempo, di minutaggio. Una rubrica sul calcio, visto che diciamo non conosce in sé la disciplina del wrestling, Nicola, cioè non segue comunque il calcio bene o male. Comunque, ora è il momento di Survivor Series, pay per view quest'anno che sarà dedicato ai 30 anni di carriera di Undertaker. Quindi io vi rimando ai prossimi video. Di nuovo buon proseguimento di giornata e di settimana a voi tutti. Noi ci vediamo alle prossime occasioni e ciao!